Nuova edizione del TG Giorno su Teletruria, ben ritrovati a tutti voi. Subito in primo piano la cronaca con l'omicidio di Fojano, fermato un 37enne nella notte. Per tutti i particolari, vediamo il servizio di Barbara Perissi. Alle mie spalle la casa dove Letizia Girolami, 72 anni, trovata morta ieri proprio in un terreno a due passi dal cancello, viveva con il marito. La figlia si trovava all'estero. È fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, trovata senza vita, come detto, in un campo a Fojano della Chiana, a due passi dal cancello della villa dove risiedeva, un 37enne di origini pakistane, ex fidanzato della figlia della donna. L'omicidio, secondo gli inquirenti, potrebbe essere l'epilogo di una situazione estremamente tesa in famiglia e di conflitto con la Girolami per il rapporto tra il 37enne e la figlia della donna. La vittima, psicoterapeuta e psicologa spirituale, si sarebbe incontrata con il 37enne e forse al culmine di una lite l'uomo l'avrebbe colpita violentemente al volto all'altezza di un occhio, probabilmente con un bastone trovato in loco. Al termine dell'ascolto e delle indagini serali sul posto, ieri è arrivata anche la procuratrice Gianfederica Dito. Il 37enne è stato trasferito alla casa circondariale di Arezzo a disposizione delle autorità. Sul posto hanno lavorato, oltre che gli uomini della compagnia dei carabinieri di Cortona, della stazione di Fojano, del comando provinciale di Arezzo, anche gli uomini della scientifica del provinciale dei carabinieri di Firenze. Il caso è stato risolto in circa 24 ore. Ed ora cambiamo completamente argomento con la tappa aretina per la Modena 100 ore, con il rombo dei motori di numerose auto storiche che hanno animato il centro. L'evento è stato realizzato grazie al contributo dell'Automobile Club di Arezzo. Auto storiche, gentleman drivers, competizione, turismo, paesaggi mozzafiato, enogastronomia. La Modena 100 ore è tutto questo, con la sfida sempre accesa, con gare in pista e prove speciali in salita su strade chiuse al traffico. L'edizione 2024 della manifestazione ha fatto tappa in città con l'Automobile Club Arezzo al fianco dell'evento. È un grande onore per noi dell'Automobile Club di Arezzo, perché siamo tra quelli che organizzano, e anche ritengo una grande opportunità per la nostra città, perché la scelta di aver trovato qui una delle tappe per proprio anche fare una riallocazione di tutti i mezzi è una grande opportunità, perché questo attira turismo, perché questo attira appassionati e come sempre iniziative di questo genere hanno una doppia valenza: danno grande soddisfazione ai collezionisti o agli appassionati di questo bellissimo settore dell'automobilismo sportivo, ma anche muovono un'economia, perché chiaramente questo attira persone nella nostra città, è la bellissima Arezzo, e rende fruibile tutto questo, quindi anche la possibilità di girare la città, vederla. E quindi anche un motore economico ricettivo. Un plauso ancora una volta per il collezionista. Il collezionista è colui che permette a ognuno di noi di vedere mezzi di questo genere. Se non ci fossero loro, con la loro passione, con i loro soldi, anche perché mantenere un veicolo è un qualcosa di davvero rilevante, questa diciamo, vicenda permette a ognuno di noi di goderne. Dopo l'arrivo nel cuore del centro storico aretino, i partecipanti si sono fermati in città per apprezzare le eccellenze dell'enogastronomia locale, poi di nuovo in auto per ripartire in direzione Rimini. La sanità adesso, il sindaco di Cortona, che è anche il presidente della conferenza dei sindaci della Val di Chiana, commenta così l'addio del direttore generale della ASL Toscana Sud-Est. Proseguono le reazioni a livello locale dopo l'addio di Antonio D'Urso dalla direzione della ASL Toscana Sud-Est. Dopo quella di Ghirelli, oggi è stata la volta di Luciano Meoni, sindaco di Cortona e presidente della conferenza dei servizi della Val di Chiana. I capitoli legati alla sanità zonale sono tanti e al successore di D'Urso, il sindaco di Cortona, ha fatto capire che sarà premura cercare di poterli esaudire. Meoni ha ribadito che con D'Urso ci sono state delle differenze di vedute. Nel futuro, se la sanità pubblica, dice Meoni, non trova una sua identità, è destinata a soccombere. Se non ridiamo valore al senso di appartenenza, alla garanzia delle cure e al presidio del territorio, la sanità pubblica verrà spolpata dall'interno.
Avevamo chiesto, sottolinea Meoni al direttore generale, alcune cose. La prima, di proseguire nel potenziamento dell'ospedale di Santa Margherita con l'attivazione del modulo di subintensiva, di consolidare i progressi fatti con l'arrivo di nuovi professionisti della chirurgia e di rafforzare il pronto soccorso. Avevamo chiesto, prosegue ancora Meoni, di individuare un nuovo dirigente della zona sanitaria della Val di Chiana che potesse dedicarsi a tempo pieno alla nostra realtà, e chiediamo a questo proposito delle certezze riguardo al funzionamento del 118. Tutte queste richieste ancora sono aperte e attendiamo un riscontro celere al direttore generale uscente nella accelerazione dei processi necessari per l'ottenimento di questi. Il DG cambierà, ma le priorità restano, conclude Meoni, e le necessità dei cittadini della Val di Chiana rimangono inalterate. Il 10 ottobre prossimo si celebra la Giornata Mondiale della Vista e queste sono le iniziative dell'ASL Toscana Sud-Est. Visite oculistiche gratuite in occasione della Giornata Mondiale della Vista, ma l'impegno della ASL non si ferma qui, la prevenzione è quotidiana. Nei bambini la prevenzione è soprattutto individuare quelle situazioni che possono compromettere lo sviluppo della visione binoculare. Per i giovani adulti è fondamentale tenere sotto controllo glaucoma e retina, mentre oltre 65 anni subentrano le malattie sistemiche, con particolare attenzione alla cataratta e alle patologie degenerative. Con la ASL certamente ormai da oltre 20 anni c'è un tipo di collaborazione che mette in campo la disponibilità ad aprire gli ambulatori in maniera gratuita e a creare le condizioni per circuitare quello che da un punto di vista formale ma anche sostanziale a livello di informazione possiamo dare alla nostra cittadinanza in materia di prevenzione. In età pediatrica viene comunque fatta ovviamente tramite genitori che portano il bambino dal pediatra, eccetera, medico di famiglia, però dopo magari le persone tendiamo un pochettino a dimenticarcene, quindi dopo ci vuole una corretta informazione e soprattutto dopo i 40 anni più o meno è bene farsi regolarmente controllare, perché possono insorgere a volte purtroppo patologie anche spiacevoli e non sempre diagnosticate. 10 ottobre 2024, Giornata Mondiale della Vista. Nuovi bandi a sostegno delle imprese, questo è il tema al centro del doppio appuntamento promosso da Confesercenti in collaborazione con Italia Confidi e con il patrocinio della Camera di Commercio. Nuovi bandi per le imprese, il tema al centro di un appuntamento in programma per il prossimo 7 ottobre promosso da Confesercenti. Dove si svolgerà, quali sono le principali tematiche? Abbiamo questo incontro lunedì a Montevarchi presso l'Hotel Delta, rivolto a tutte le aziende, sia nuove che quelle già esistenti, per promuovere i nuovi bandi della Regione Toscana che prevedono un fondo perduto e un tasso agevolato, quindi per tutte le tipologie di interventi, di investimenti da realizzare, sia per migliorare un'efficienza produttiva dell'azienda che transizione ecologica e ambientale. L'evento poi sarà replicato anche il 15 a Castiglion Fiorentino questa volta. Esatto, quindi una seconda iniziativa sul territorio a Castiglion Fiorentino presso Residenza Serristori, dove anche lì appunto aspettiamo tante aziende sia che vogliono implementare le loro attività con nuovi investimenti, sia anche quelle che hanno ancora da nascere. È stato il vino il protagonista al mercato coperto di Coldiretti, con due delle aziende che hanno ricevuto il premio Fedeltà al Lavoro. La provincia di Arezzo vanta un numero crescente di etichette enologiche, con una tradizione anche familiare che ha portato a storie di successo come quella della tenuta Sette Ponti e di Baldetti. Sì, abbiamo immaginato oggi come sabato 5 ottobre, quindi un periodo adatto a quella che è la celebrazione dell'uva, del vino e della vendemmia. Tra l'altro quest'anno siamo tornati un po' ai periodi di una volta. Con il tempo che ha fatto dei capricci verso la fine dell'estate, diciamo, la maturazione si è rallentata e quindi stiamo vendemmiando adesso, come succedeva quando ero molto giovane. Di solito si vendemmia molto prima. Oggi qua al mercato stiamo celebrando un po' questo vino con le due aziende che sono state premiate da Camera di Commercio, Sette Ponti e Baldetti, e facciamo una degustazione con l'aiuto dell'AIS, che devo dire, essendone parte, è anche molto divertente, molto piacevole.
È anche una sensibilizzazione, no? Anche nei confronti del pubblico, ad avere il giusto approccio a questo prodotto. La persona che ci stava aiutando a degustare prima ha fatto un'affermazione che condivido molto, no? Diceva: non tutti abbiamo tutti i giorni, non siamo più abituati ad avere a tavola sempre il fiasco del vino, però quando abbiamo amici a casa o quando siamo invitati da amici o quando andiamo al ristorante, una bella bottiglia di vino è sempre importante, ma soprattutto una bella bottiglia di vino aretino. E questo credo che sia il motivo vero per cui stiamo cercando di raccontare questa storia ai nostri amici che sono venuti a fare la spesa al mercato coperto stamattina. Chiudiamo con lo sport e con la vittoria dell'Arezzo, la quarta nelle ultime 5 partite. Nel post di Sassari, Emanuele Troise non si nasconde ed elogia la prestazione dei suoi, rammaricandosi anche di alcune opportunità non sfruttate prima. È stato il miglior Arezzo dell'anno. Apprensione però per gli infortunati. Mister Troisi, tornate a casa con il massimo da questa trasferta, 3 punti veramente, così la Torre sa quota 15 che non aveva ancora perso quest'anno, squadra veramente importante per lui, è soddisfatto immagino. Sì, molto, campo difficile, squadra importante dove ha dato continuità rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ha fatto un campionato di vertice, quindi confrontarci e dire la nostra oggi significava tanto, e hanno risposto con una grande prova di gioco, di carattere, di mentalità, e questa è la strada se vuoi recitare determinati spartiti come ci auspichiamo e su cui stiamo lavorando. Capacità di soffrire ma subendo anche poco, questo è quello che avete dimostrato oggi, compattandovi molto bene. Alla fine la Torres ha creato magari in mezzo al campo, però non è riuscita a concretizzare davanti alla porta, solo una punizione nel finale, è questo che chiede sui giocatori immagino. No, era la partita che richiedeva questo oggi, perché comunque di fronte avevamo appunto un avversario di spessore che quando palleggia ti può mandare a vuoto, ed è stato un peccato forse non sfruttare qualche palla rubata sanguinosa sia nel primo che nel secondo tempo, dove potevamo mettere il risultato forse prima in sicurezza, e quindi metti in preventivo che nel momento in cui vai a vuoto e ti abbassi un po', poi hanno tante caratteristiche sia di palleggio, di individualità, di attaccanti di spessore. Però condivido che poi abbiamo fatto una grande prova di sostanza sotto l'aspetto difensivo, e secondo me potevamo pretendere qualcosa in più nel momento in cui ci hanno lasciato gli spazi dopo essere andati in vantaggio prima di uno e poi di due gol. E con lo sport e con l'Arezzo termina questa edizione del TG Giorno su Teletruria. Questa sera, dopo l'appuntamento con il TG delle 20.30, tornano le rubriche Newsline dentro la notizia 9.10, dedicata all'esposizione della più grande opera vasariana, il convito per le nozze di Ester Assuero al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo. E poi sotto rete il magazine settimanale dedicato all'Arezzo, al campionato di Serie C, in diretta Barbara Perini e i suoi ospiti in studio e in collegamento faranno il punto sul campionato all'indomani della vittoria sulla Torres alle 23, e poi il consueto appuntamento con In compagnia di Alessio. È tutto per il telegiornale, grazie per la vostra attenzione.